Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Clima di tensione e di scontro in seno al PD dopo l'esito del voto per le mini consultazioni regionali della scorsa domenica. I renziani passano al contrattacco. Continua a permanere il clima incandescente all'interno del Partito Democratico Siracusano. Da un anno e più ci sono scontri dialettici e di schieramento acuiti dall'esito della mini tornata elettorale a Rosolini e Pachino, che ha lasciato pesanti strascichi e accentuato le divisioni nel PD. A scendere in campo è stata per prima la segretaria provinciale Carmen Castelluccio, che ha rilasciato dichiarazioni a favore di Marziano e contro il gruppo che ha sostenuto Giovanni Cafeo nella difficile rimonta rispetto al risultato di due anni prima per le regionali. Dichiarazioni bollate come infuocate e inopportune, intrise di minacce politiche, come fanno notare oggi due esponenti del gruppo renziano, Paolo e Toni Gulino. I due politici hanno preso carta e penna per rispondere alle accuse della Castelluccio, la quale ha stigmatizzato il comportamento di Giovanni Giuca, ex sindaco di Rosolini, che si è schierato nella mini campagna elettorale con Cafeo, determinando il risultato di 540 voti a favore di Cafeo e 277 per Marziano, non sufficiente comunque a scalzare lo stesso Marziano dallo scranno di Sala d'Ercole. I due Gulino fanno notare come, nonostante l'apporto elettorale del sindaco di Pachino e della nomenclatura scesa con determinazione in campo per Marziano, compreso il segretario regionale del PD Raciti, Marziano è andato sotto. Altra stoccata contro la Castelluccio è legata alla sua dichiarazione che non intende dare la tessera del PD a Giovanni Giuca, uomo notoriamente di sinistra, qualora la richiedesse. La segretaria del PD viene accusata a sua volta di avere dimenticato, di avere avallato l'adesione al gruppo consigliare del PD contro ogni norma statutaria e regolamentare del partito della consigliera Simona Princiotta, che provvedendo ad un gruppo di opposizione ha continuato nella sua attività di fiera oppositrice contro Garozzo e la sua giunta. Da ciò scaturisce la provocazione. Espellano dal PD il sindaco Garozzo, Giovanni Cafeo, gli assessori del PD, la maggioranza del gruppo consigliare al Vermexio e i consiglieri di circoscrizione, dicono i Gulino, che non riconoscono tale gruppo dirigente. Bilancio dell'attività Mare Nostrum l'ha fatto il procuratore capo della Procura di Siracusa, Giordano. Dice un successo su diversi livelli e ne ha parlato questa mattina al Circolo Ufficiali di Augusta. Oggi nei locali del Circolo Ufficiale della Marina Militare di Augusta è stato presentato il bilancio dell'attività Mare Nostrum dal procuratore capo della Repubblica di Siracusa, il dottor Paolo Giordano. I risultati raggiunti nel periodo 2013-2014 sono stati di elevato interesse investigativo e soprattutto giudiziario per il certosino carattere informativo impiegato, per il numero materiale rinvenuto e catalogato, concretizzatesi dopo l'arrivo di 39.537 migranti clandestini suddivisi in 244 sbarchi che hanno determinato l'arresto di 200 scafisti e inottemperanti ai provvedimenti di espulsione dei prefetti del territorio italiano, il sequestro di 40 imbarcazioni clandestine e di due motori fuori bordo. Altre imbarcazioni sono state lasciate alla deriva, mentre altre sono affondate poco dopo aver recuperato i migranti. Si è cominciato a investigare sulle navi e si è proseguito a terra, garantendo tutte chiaramente le norme del codice di procedura penale. Praticamente abbiamo dovuto fronteggiare questa emergenza continua, diciamo senza trascurare i nostri doveri d'ufficio, ma con le poche risorse disponibili abbiamo dovuto accantonare provvisoriamente altre questioni meno urgenti e meno pressanti. L'attenzione è alta anche sul fronte del terrorismo. Sì, come ho già detto, c'è questo rischio anche se non ci abbiamo una evidenza di prova, però ci stiamo attrezzando e certamente non saremo impreparati qualora vi fossero delle emergenze di questo tipo. Intanto è stato convalidato il fermo per 16 scafisti. C'è voluta l'aula di corte d'assise anziché quella piccola del GIP per ospitare i 16 extracomunitari presunti scafisti arrestati tra il 1 e il 2 ottobre scorso dai militari della Marina Militare Italiana nel corso di una battuta anti-immigrazione in acque internazionali e poi trasportati al porto commerciale di Augusta per essere tradotti nel carcere di Cavadonna a Siracusa. I 16 indagati sono comparsi dinanzi al GIP del Tribunale Vincenzo Panebianco, il quale ha disposto per tutti la convalida del fermo e successivamente
ha disposto la misura cautelare in carcere per tutti. Il GIP ha poi disposto la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale antimafia di Catania, competente per territorio. Una operazione della Marina Militare in stretto coordinamento con la DDA della Procura della Repubblica di Catania, quella che ha portato il pattugliatore Borsini e la fregata Maestrale ad intercettare e sequestrare nel corso della notte tra il 1 e il 2 ottobre due navi maggiori dedite al traffico di esseri umani e allo stesso tempo salvare centinaia di migranti e porre in stato di fermo 16 scafisti di sedicente nazionalità egiziana. Particolare importanza ha rivestito l'operazione svolta dal sommergibile Prini, che ha raccolto informazioni determinanti per l'autorità giudiziaria per il contrasto al traffico di esseri umani via mare. Nave Borsini e nave Maestrale, che controllavano a distanza i movimenti delle due navi, appena hanno rilevato che il peschereccio aveva abbandonato lo yacht con il carico di esseri umani, sono intervenute per assicurare la giustizia ai trafficanti di esseri umani e allo stesso tempo soccorrere i migranti lasciati in balia del mare mosso. Ha parlato questa mattina con la stampa l'ex assessore Franco Zappalà, assolto dall'accusa di voto di scambio. Gli dice: mi sono tolto un vero e proprio peso dall'anima. Conferenza stampa questa mattina per l'ex assessore comunale Franco Zappalà dopo l'assoluzione piena ottenuta dopo 4 anni di processo e 9 di indagini. Zappalà era stato accusato in un primo momento di concussione relativa al consenso elettorale che avrebbe ottenuto in cambio dell'ottenimento, per altri, del riconoscimento dell'invalidità ai fini pensionistici. Poi i giudici riconobbero che l'accusa di concussione fosse insussistente, da qui quella di voto di scambio, accusa dalla quale è stato assolto insieme allo psicologo Massimo Gramillano. Che non si tratta di concussione, ma di reato elettorale, tant'è vero che ha fatto riferimento alla legge elettorale, ma reato di cui alla legge tal 1998. Quindi questa è la base, che è una base fondamentale, perché un conto essere punito con 10 anni, un conto essere punito pena massima a 3 anni, e per la pena massima a 3 anni non è previsto dal codice italiano, dal codice di procedura penale italiano, un'ordinanza di custodia cautelare, non si può emettere. Io ripeto, sottolineo, ha vinto la giustizia, perché devo riconoscere che il Tribunale di Siracusa, nelle sue massime espressioni, sia il collegio giudicante, quindi i 3 giudici, sia anche la stessa procura, diciamo che hanno fatto un lavoro meritevole, di grande rispetto. E ringrazio anche queste persone, perché hanno dato veramente professionalmente il massimo di loro stessi. Certamente i miei avvocati, l'avvocato Rizza e l'avvocato Reale, sono stati complici di tutto quello che è avvenuto sotto il profilo positivo, ma anche sotto il profilo, soprattutto sotto il profilo umano, perché io non me li sono ritrovati come difensori dell'atto in se stesso per cui sono stato imputato, me li sono ritrovati come coordinatori della mia anima. Cioè, entrambi hanno fatto in modo che il peso di questo provvedimento fosse da me recepito con meno disagio possibile. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo subito dopo qui per la seconda parte. È in arrivo il fantastico circo di Sandra Orfei, dal 10 ottobre a Siracusa. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Autosport e anche Opel. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Oggi da Scavolini Store Siracusa ti aspettiamo con un'imperdibile offerta. Acquista la tua cucina Scavolini. Noi ti regaliamo un frigorifero Samsung. Scavolini Store Siracusa, Viale Scala Greca 381. Entra nel mondo Gemar. Questa settimana in offerta.
mozzarella Zappalà per 3, 1,59 euro, succo di frutta Santal, 1 litro, 1,09 euro, caffè Lavazza crema e gusto, 250 grammi per 3, 5,38 euro, detersivo svelto, 3 flaconi, 3,25 euro, detersivo pavimenti Fabuloso, 1,19 euro, carta igienica Scottex, 1,79 euro. Cerca il punto vendita più vicino a te. Una residenza sanitaria assistenziale, nata per fornire ospitalità e assistenza continua a chi non è più autosufficiente. Una struttura che fornisce interventi specializzati e tempestivi per un recupero e una riabilitazione costante. Assistenza sanitaria diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria medica e infermieristica, attività riabilitative, ricreative e culturali. Convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Due strutture specializzate per il tuo recupero. RSA Scala Greca, via Scala Greca 406/A, Siracusa. RSA Anni d'Oro, Contrada Spalla, Città Giardino, Melilli. Info 0931 75 65 06 o 76 17 38. L'assistenza che cercavi. Bentrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Ridusse la moglie in fin di vita colpendola al capo più e più volte col bastone di un rastrello. Adesso il muratore responsabile di quel gesto ha ammesso tutto. Ha ammesso per intero le proprie responsabilità e si è detto profondamente rammaricato per quanto accaduto. Sebastiano Fava, il 42enne muratore siracusano, in carcere da lunedì scorso per aver tramortito a randellate la moglie, ricoverata in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate al capo, si è liberato affrontando l'interrogatorio di garanzia al cospetto del GIP del Tribunale Vincenzo Panebianco. Il giudice ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri dopo che l'uomo si era costituito in caserma ed ha disposto a suo carico la misura cautelare in carcere. L'uomo, assistito dall'avvocato Junio Celesti, ha raccontato al giudice di aver fatto una sciocchezza. Ha riferito di essere un uomo tranquillo, che ha sempre lavorato ed ha pensato al sostentamento della famiglia. «Mi alzo la mattina alle 5 e vado a letto alle 9 di sera», ha detto. «Quella sera sono rientrato a casa, ho avuto una discussione con mia moglie e a un certo punto non ci ho visto più dagli occhi». Dal racconto fatto al GIP emerge che Fava avesse chiesto alla moglie di aprire la borsa dove custodiva il telefonino cellulare perché sospettava avesse una relazione extraconiugale. Al diniego della donna, l'indagato ha impugnato un rastrello con il quale avrebbe aggredito la malcapitata sotto gli occhi della figlia. È lei che, dopo la fuga del padre, avverte i vicini di casa del dramma consumato a casa e delle cure da prestare alla madre, sanguinante e tramortita, riversa sul pavimento di casa. È lei che racconta che il padre si sia accanito sferrando una decina di colpi di bastone alla madre. Fava ha raccontato che dopo l'episodio, in preda alla paura di averla uccisa, ha abbandonato la casa per darsi alla macchia. Ha detto che per due giorni ha girovagato per le campagne, recandosi a Fontane Bianche. Ha detto anche di aver pensato a più riprese di uccidersi prima di contattare il suo legale e costituirsi ai carabinieri che lo stavano cercando. Sul suo capo pende la pesante accusa di tentato omicidio. Sequestrati oltre 6.000 libri di testo in una libreria di Augusta, dove però si vendevano anche copie omaggio. Vendeva al pubblico libri scolastici omaggio. La scoperta è stata fatta dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato presso una libreria del centro di Augusta oltre 6.700 copie omaggio di volumi scolastici in violazione alla normativa a tutela del diritto d'autore. Il controllo dei finanzieri è scattato a seguito di una segnalazione al 117 che ha permesso di attivare la compagnia di Augusta. Le indagini hanno consentito di accertare che la libreria in questione avrebbe venduto 6.700 copie saggio spacciate come usate, ma in realtà palesemente nuove a decine di clienti, nonostante le copertine riportassero l'espresso divieto. La normativa vigente sancisce che i libri indicanti la dicitura saggio campione gratuito o sprovvisti di talloncino triangolare sono considerati fuori commercio in quanto destinati per fini divulgativi o pubblicitari. L'introduzione in commercio di testi scolastici ricevuti gratuitamente dai docenti per le cosiddette adozioni, oltre a configurare un illecito penale, genera nella turbativa concorrenziale perché provoca uno sviamento di clientela dai canali commerciali. L'editore e l'autore del libro distribuiscono gratuitamente a singoli docenti le copie saggio senza trarne alcun vantaggio economico e quindi, non avendo disposto in commercio questi libri, ne escludono esplicitamente la possibilità di successiva emissione e circolazione sul mercato ai fini di lucro.
Ancora la cronaca, i carabinieri di Rosolini hanno arrestato in esecuzione di un mandato europeo emesso dall'autorità giudiziaria rumena per il reato di furto aggravato un 31enne, cittadino rumeno, Daniel Bodea. Il giovane è sottoposto ad un ordinario controllo di polizia, poi è stato trovato in possesso di documenti d'identità scaduti e quindi si è scoperto, dopo gli accertamenti, che sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo per scontare la condanna di 3 anni di reclusione per il reato di furto aggravato. 2 persone denunciate per truffa e una per aver esibito il tagliando assicurativo, ma era falso, operazione della Polstrada all'interno di un servizio su base europea. Anche la Polstrada di Siracusa ha partecipato all'operazione Itacar, che tutte le polizie d'Europa hanno messo in atto per un'intera settimana. Migliaia di pattuglie e investigatori del vecchio continente sono stati impegnati alla ricerca di auto rubate e di altri reati connessi. L'operazione è servita anche per consentire alla Polstrada di interagire con altre forze di polizia dell'Unione Europea. Per l'occasione è stata allestita a Bruxelles una sala operativa comune a tutti per garantire l'immediato accesso a tutti gli archivi informatici di ogni Stato membro. In ambito locale, gli agenti in servizio presso la sezione di polizia stradale di Siracusa hanno denunciato complessivamente 3 persone. Un 35enne ed un 45enne devono rispondere a piede libero del reato di truffa ai danni di una concessionaria di autovetture. I 2 avrebbero infatti prodotto falsi cedolini stipendiali per ingannare un concessionario e l'agenzia finanziaria in modo da ottenere il necessario finanziamento per l'acquisto di una vettura. La 3ª persona, un uomo di 45 anni, è stata invece denunciata perché ad un controllo su strada ha esibito il tagliando di una polizza assicurativa falsa. Quest'ultimo è un fenomeno molto diffuso anche dalle nostre parti, accentuato dalla crisi economica che non consente a molte famiglie di arrivare alla fine del mese. Molti automobilisti pensano quindi di risparmiare falsificando i tagliandi assicurativi attraverso programmi telematici. Ancora la cronaca, agenti della polizia di Pachino hanno denunciato un 30enne e un 19enne, entrambi residenti a Pachino, per il reato di ricettazione. Un'attività investigativa, si è fatto un controllo per reati contro il patrimonio e 2 sono stati individuati quali autori responsabili della ricettazione di oro sottratto durante diversi furti in abitazione, la refurtiva che vediamo nelle immagini, una volta riconosciuta dai legittimi proprietari, è stata loro riconsegnata. Incendio invece a Francofonte, in contrada Borgesia, di incendio di un camion all'interno dello spiazzale di un'azienda, tutto intorno alle 1:30 del mattino. Squadra dei vigili del fuoco di Lentini, fiamme che hanno anche attecchito un camion Fiat 190 e poi anche un Iveco 115. Il timore è che si estendessero anche ad altri mezzi all'interno dello stesso spiazzo. Alcuni elementi riscontrati sul posto fanno supporre che probabilmente l'incendio abbia avuto un'origine dolosa. Sul posto i carabinieri. Un nuotatore siracusano ha conquistato il 2º posto nella prima edizione del campionato italiano Vigili del Fuoco di nuoto in acque libere. L'exploit è stata opera del caporeparto Daniele Boscarino, è l'unico partecipante del comando provinciale di Siracusa. Un'iniziativa del FAI per scoprire in giro per Siracusa delle opere spesso misconosciute, un modo per scoprire monumenti e percorsi. Noi abbiamo ascoltato il responsabile del FAI di Siracusa, Gaetano Bordone. Una sorta di marathon non consiste in una corsa, consiste in un giro a tappe di diversi luoghi particolari di Siracusa, dove anche ci sono delle presenze particolari, questi visi antichi, i greenman, che danno delle indicazioni di percorso. Sì, non è una maratona da correre con le scarpe da jogging, è semplicemente una passeggiata a cui possono partecipare tutti attraverso 11 tappe con l'unico scopo di guardare le bellezze di Ortigia scolpite nelle facciate di palazzi, monumenti e chiese di Ortigia. Scopriremo un mondo di pietra, di armonie di pietra vastissimo, che fra le altre cose comprende anche queste misteriose figure chiamate Green Men o volti foliati, che consistono in teste antropomorfe coperte di foglie, la cui faccia si trasforma piano piano in una pianta.
che hanno un significato simbolico molto complesso e che in questo momento è allo studio, ma che sono presenti in Ortigia sin dal 1300 fino ai nostri giorni. E il nostro invito è quello di andare a individuare gli 11 volti foliati che noi abbiamo scoperto insieme ad altri, che ce ne sono circa una ventina in Ortigia, ma insomma 11 fanno parte delle nostre tappe, e individuarli in una carta che noi consegneremo a ciascun partecipante alla maratona. E dopodiché chi avrà indovinato, accoppiato con esattezza le facciate dei monumenti al volto foliato vincerà un piccolo premio. Ma l'invito è quello di seguire questo percorso o altri percorsi alternativi che vorrete individuare strada facendo, camminando con la testa all'insù, cosa che fa bene sia perché non si guarda il telefonino, che è un oggetto ormai malefico e tutti camminano guardando questo maledetto strumento, sia perché camminare con lo sguardo all'insù fa bene alla respirazione e alla colonna vertebrale. Prima adesso di calcio, il Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti non ha omologato il risultato di domenica scorsa con il quale il Città di Siracusa ha sconfitto 5-0 la Cireale. La società acese infatti ha preannunciato un reclamo per cui il Comitato ha deciso di soprassedere ad ogni decisione in merito. La vicenda sarebbe legata alla posizione di un calciatore del Città di Siracusa che sarebbe incompatibile a giudizio dei ricorrenti. In particolare la società ha lamentato il fatto che l'attaccante del Siracusa, Carbonaro, abbia conseguito il patentino di allenatore. La dirigenza azzurra ha ricevuto la circolare e però minimizza sul caso, sostenendo che non vi sia nulla di anomalo nella posizione del proprio tesserato. Il direttore generale Alfredo Finocchiaro ha comunque preso tempo, sostenendo che occorre prima prendere esame del contenuto del ricorso che la Cireale ha preannunciato ma che nei fatti non ha ancora presentato. Del resto la dirigenza acese 7 giorni di tempo li ha per a partire da domenica scorsa prima di depositare gli atti. E sempre in tema di ricorsi, la Lega Nazionale Dilettanti entro lunedì si esprimerà su quello avanzato dal mister Bianco per la gara non disputata 2 domeniche addietro proprio contro il Città di Siracusa. La dirigenza di mister Bianco sostiene di non aver avuto alcuna comunicazione relativa al pagamento della somma richiesta dalla Lega e quindi chiede la possibilità di disputare quell'incontro. In questo caso però pare che la Lega abbia avvertito già una settimana prima la società etnea di inviare il commissario proprio in coincidenza della partita contro il Città di Siracusa per riscuotere le somme dovute. Stando così le cose, il Siracusa dovrebbe avere e ottenere la vittoria a tavolino per 3-0. E con questo è tutto, il nostro telegiornale si conclude qui, noi vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.